Tappa a Pizzoli per il Tour di Abruzzo dal vivo 2021. Francesco Bianconi si è esibito all'interno dei giardini di Palazzo Crostarosa, tornando live dopo il lockdown passato. I precedenti successi e le canzoni dell'ultimo album Forever hanno deliziato il pubblico presente in una location insolita ma al contempo affascinante. Le bellezze naturali hanno fatto da cornice ad un evento atteso da tanti fan del cantautore italiano. E allora andiamo via. Chiediamolo a qualcuno che staremo sempre insieme. Amore, andiamo via e non lo dire mai a nessuno che quest'uomo cerca il bene. Doppiamente emozionante, perché sicuramente per quello che è successo al mondo intero di recente, per il sisma qua in Abruzzo, che comunque rincara dal punto di vista emotivo la sensazione. I concerti sono anche questo, sono anche dare l'emozione senza filtri e anche soprattutto nei posti in cui ce n'è più bisogno, forse, no? Per cui io credo che abbiano una funzione ovviamente di divertimento, di aggregazione sociale, ma c'è anche un senso forse un pochino più profondo del far sentire che ci siamo ancora, che siamo tutti ancora vivi, nonostante le avversità del mondo.